Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è qui Alberto. Mi saluto da Kyle, il nostro pilota umano, e da me. Oggi portiamo un mazzo con una combinazione di colori comunissima in questo periodo dell'anno, ovvero sia il Sultai. Ma giochiamo una versione con gli Orion e è un control deck invece di essere un combo deck. Adesso ve lo mostro nel dettaglio che cosa vuole fare questo mazzo. Questo mazzo praticamente, innanzitutto, a Wincon ne abbiamo multiple, ma principalmente puntiamo a voler giocare Coma, vincere quindi con Coma o col Gargaroth o con Polugranos in base alla tipologia del mazzo che ci troviamo contro. Per esempio un Dimir Rogue sicuramente sarà molto più facile giocarci un Polugranos piuttosto che Coma, anche se non può essere counterato, quindi diciamo che ci sono molte sfaccettature sulla... Però fondamentalmente noi giochiamo vincendo per danni e proteggendo le nostre creature con rimozioni e counter, eliminando la board avversaria. La eliminiamo come? Con 3 copie di Shadow Verdict e 3 copie di Extinction Event. E già loro dovrebbero bastare, diciamo, a smontare la metà dei mazzi aggro che dovremmo incontrare. Non contenti, questo mazzo runna 3, 5, 9, 13 rimozioni singole, quindi a rimozione singola stiamo piuttosto bene. E come se non bastasse, abbiamo anche 2 giochi di Disruption, 2 Test of Talent, Mystical Dispute, Soviet Coming, quindi runniamo anche una cosa come 7 counter, quindi 7 counter, 11 rimozioni e 6 reset, il tutto condito da pescaggi e ramp. Questo mazzo non gira il Cultivate perché abbiamo messo 4 Quandris Cultivator, che fondamentalmente fa una cosa in meno, ma è comunque un 3-4 ed è comunque una creatura che nei primi turni può aiutare alla sopravvivenza del player, cioè in questo caso nostra. Non ho messo gli Snarl perché onestamente non mi piacciono e comunque preferisco Ranna un tempio piuttosto che una terra. Essendo un mazzo di controllo non abbiamo bisogno di avere la terra staffata al primo turno, fa molto più male all'avversario ovviamente uno scry di primo turno fatto col tempio. Beh, che c'è da dire, a parte che spero che gira, perché onestamente l'ho giocato pochissimo, ma a Platino secondo me questo mazzo dovrebbe fare il suo sporco lavoro. Quindi direi di buttarci nella mischia e andare a provare. Questa season stiamo giocando veramente veramente poco, quindi punterò su mazzi molto più incisivi, cattivi e malvagi dentro, anche perché siamo quasi a metà mese e sono ancora a Platino 4, solo perché fondamentalmente non ho giocato quasi per niente e la cosa non mi piace. Allora, noi abbiamo una mano estremamente giocabile, quindi abbiamo Polugranos, Gargaroth, ci sono Aig, però abbiamo 4 terre in mano con un Omen che può fixare nel caso in cui ci serva qualche cosa per aggrare o controattaccare le contromisure dell'avversario. Allora, io direi di cominciare subito con mana blu. Ok, quindi abbiamo un mono red. Noi possiamo fare due cose. Potremmo setappare Wolf Willow Heaven e poi giocarcela di Polugranos, visto che il mana ce l'abbiamo, oppure Omen. Io credo che rampare il mana in questo momento sia estremamente importante, perché ha 4 Polugranos, ha 5 Gargaroth e il 5 è praticamente adesso. Robber of the Rich non triggera, meno male. Wow,
E mo' abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma non credo che ci siano scelte al riguardo. Polugranos. Cominciamo a divertirci. Va bene. Se vuoi metterlo 1-1, fallo. Via robe. Adesso potrei fightare Kovanax volendo o fare Gargaroth. Io penso che invece Binding Old God su Anax sia perfetto perché fa solo una pedina. No attack. E siamo a posto così. E il turno dopo abbiamo Gargaroth con mana. Torbran. Fanno 2 danni, quindi sì, via. Ok, perfetto. Artelesact è perfetto. Allora, mettiamo Trium. Ci giochiamo, si aggiunge un po' di mana blu. Allora, io adesso potrei, volendo, fightare. Ce n'è uno, due, tre, quattro, cinque. Ci abbiamo 6 mana. Io quasi quasi direi Gargaroth. Sì, Gargaroth. No, attack. Non ci serve aggrare adesso perché è pericoloso se aggriamo troppo. Lui potrebbe. Fico. Perfetto. Lui avrebbe. Noi giustamente dovevamo cercare di mandarla alle lunghe. Avevamo le creature migliori. Inoltre con. Binding Old God stava qui. Sono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nell'eventualità in cui avessimo pescato una terra, ci sarebbe entrato gli Orion con un Polugranos che sarebbe uscito e rientrato. Sarebbe ritornato ciccione. Quindi non è male. In più Omen e Artelesact ci davano praticamente la vittoria in pochi turni. Non male, non male. Ed eccoci qua, di nuovo. Vediamo come ci va. Questo mazzo deve rankare, quindi non è che mi sto impegnando per rankare. Allora, Mist Temple, foresta. Ci manca il mana nero. Ma con l'entrata di una quarta terra possiamo fixare con Cultivator. È rischiosa questa mano, però siamo on the play. Quindi l'ideale che potrei trovare qui sarebbe la. Binding Old God, ma non abbiamo la terra nera, quindi purtroppo tocca mandarlo via. E Merode, perché Binding Old God era perfetto. Però è entrata la seconda terra. Allora, noi ci chiudiamo perché abbiamo Juari. Vai, mamma mia, su Robber! Godereccio proprio, via! Battenne. Ah, mamma mia, cioè praticamente noi stiamo giocando contro un mono rosso senza le rimozioni. Abbiamo tutte le rimozioni, non abbiamo un cavolo. No, questa è pessima, questa è pessima. Tocca resiste. Questo se fa. Madonna, che sfiga. Dammi il cavolo de mana nero. Aio. Niente, abbiamo pescato tutto tranne quello che ci serviva. E noi in prossimo turno siamo morti. Va, lo so, good game. Ma, se il mana nero non venire, noi non potere rimuovere. La fregna del siega. Che sfiga, oh. Che sfiga, questa è sfiga. Abbiamo compensato. Allora, dammi la mano degna di sto nome.
Proprio nel microfono, figo. Oh, beh, qua abbiamo Mananero a profusione. Ce la teniamo. Spero che sia un altro monorosso. E invece no. Maledetto. Maledetto. Ah. Vabbè, questo verrà fissato da uno Shadow Verdict o da qualcos'altro. Conosco questo mazzo. Dovrebbe giocare anche il verde per avere, per giocasse quel Jovan che sta a tutti i permanenti Snow. Ma tu non sai nulla, deck Snow. Allora, noi il mana nero qua ce l'abbiamo, quindi no. Carichiamo subito un altro mana verde. Siamo carichi di terre. E next to combat, noi passiamo. Cioè abbiamo Earthless Act. Potrebbe. A me non mi interessa che lui si guardi la carta, a me non interessa che. Mi interessa rimuovere quello che entra dopo. Perché è quello che entra dopo che è pericoloso. Inoltre lui non attacca. Lui non attacca. Quindi vuole counterare. Vediamo se vuole counterare. Bene, non spreca il counter per lui. Potevo giocarmi Aspet. Avessi aspettato un turno. Allora, a me effettivamente non serve adesso per quel passaggio, però devo settappare quando il Cultivator. Quindi mettiamo un mana nero. E aspettiamo un turno per Aspet. Stiamo carichi delle emozioni, aspettiamo un turno per attaccargli la mano. Voglio vedere che cosa si cala lui con questo turno, perché questo turno lui deve calare per forza qualcosa. E in base a quello che lui farà, noi risponderemo. Ok. Allora, rampiamo o Aspet? Io direi Aspet. Quindi potevo pure giocarmi Fable Pass a questo turno. Però 4 mana Oden. Che cosa vuoi fare? Anche perché se lui non ha il counter per Aspet, questo vuol dire che tutto quello che potrei hittare se lo giocherà a questo turno, tappandosi il relativo mana. Mana faceless, vuoi attaccarmi con la faceless? No, non ci credo. Nice. E perché tutta sta paura? Perché tutta sta paura che E allora a questo punto andiamo di doppia spell. Se tappiamo il double hit per la spell. Perfetto. Come volevasi dimostrare. 1, 2, 3, 4, 5. Lui comincerà a febbricitare quando arriverò a 6-7 mana. Inoltre Binding of the Rod. E otterrima. Aspetto. Noi non vogliamo più pescare ittare terre, quindi Fable Passage lo dobbiamo eliminare perché a noi ci serve cara roba adesso. Specialmente un due Binding of the God che ce le fanno piccare le terre. Almeno uno di loro entra. No, lui ha protetto Brazen Borrower perché giustamente. No, è creatura. Non avrei potuto ittarlo con Elspeth. Quindi Graven Lore, ok.
La battaglia delle spell, non lo so se la possiamo vincere, ma una top e 4 sotto. Quindi ha dato uno scry veramente brutto. E abbiamo il vantaggio nostro. Quante carte c'hai in mano? Bordello, troppe. E effettivamente ittare Graven Lore dopo Elspeth Nightmare non è male, perché si è riempito la mano, così che io ho l'imbarazzo della scelta. E ha protetto su Witchcoming o Arund. Epifani, così. Frost Hour, andando, non ci frega niente del Frost Hour. E noi dobbiamo hittare quello che dobbiamo hittare. Allora, qua mi vado a prendere in isola perché un po' di mana blu mi serve. Non mi posso giocare, se voglio giocarmi Yorion non posso con queste terre. Ok, e il doppio blu ce l'abbiamo. Adesso mi guardo la tua mano. Ciao Eugene. Allora, Miscast. Miscast. Un altro Frost Augur. Ok, Binding of the God sul Frost Augur. In debolezza, così non gli eliminiamo anche quello. Lui potrebbe decidere di counterarlo col. Quindi sì, c'è l'hit, quindi qua è su hit coming. Quindi qui c'è un counter. Lui si sta tenendo il counter convinto che io ho ultimatum. Perfetto, va bene allora, va molto bene. Quindi lui non sa cosa counterare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La settima terra entra con Omen. Quindi lui incomincerà a trigrammare del cervello quando io ci avrò Omen in gioco. O quando itterò la terra con Binding of the God. Mi urta che ste faceless sono tanti danni. Però lui non le trasforma. C'ha paura. Oppure gli serve il mana. A che gli serve? Tanto sappiamo che non è Arund Epifani. Però se lo peschi sì, lo sappiamo che è Arund Epifani. Quindi mi vuole fare 3, 6. Sono 6, 3, 4, 8. Sono 10 danni, vado a 7. Così vado a 8. Così mi hai apparecchiato. Allora, Miscast. Perfetto, perché con Miscast io. Ah, ma lo può fare doppio. Lo può fare doppio Miscast. Quindi cosa conviene fare? Calcolando che qui c'è un counter. Calcolando che qui c'è un counter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mana. Shadow Verdict a 5. Elimina tutta sta roba. Shark Typhoon è quasi una bella notizia così. Volugranos. Quante carte c'ho nel cimitero? 3. Volugranos è un po' presto, però si spaccano gli Elspeth. Lasciamo così, va. Peschiamoci Elspeth. Che se va 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Forse avrei dovuto. Terra la vado a prendere con Binding of the God. Ok, allora, intanto esiliamo il cimitero. Mettiamo Trinom. Allora, lui ha due mana liberi. Con questi due mana liberi può fare qualsiasi cosa. Io sto a 11. Dispari, pari, dispari. Cioè, l'unica è fare Binding of the God su Shark Typhoon. Ok. E noi siamo morti. 3, 6, 7, 8, 9, 4, sì, siamo morti. Ma lui è scemo. E lui è molto scemo.
O c'è un altro counter? Manda quanti cazzo di counter ha sto tizio però. Rompe proprio il cazzo. Il punto è che lui se la sente calda perché due miscast lui li può giocare tutti e due e farmi costare 6 Shadow Verdict, che non è una bella cosa. Però magari non se ne accorge. No, sono 1, 2 e 3, vedi? Per Dio. Possiamo provare Extinction Event, ma Extinction Event su pari non me leva niente, quindi abbiamo perso. Due counter in mano, non ci si fa niente. Niente. Il problema grosso è che se non rampi all'inizio con questo mazzo, purtroppo non ce la fai. Se non peschi quelle due o tre carte per rampare, non ce la fai. Qua, meno male, abbiamo un paio di rimozioni. È uno Yorion deck. E essendo uno Yorion deck, io potrei addirittura mollicare per levare Shadow Verdict. Potrei addirittura mollicare per le lasciato perdite che non mi serve. Ma mo tengo perché tanto. Se levo Shadow Verdict per evitare qualcos'altro. Sta cosa non sta andando come volevo che andasse. È World 3. Cioè, mamma mia, se danni. Mamma mia, World 3. Vabbè. Hai così paura di non hittare terre o cultivate poi tra l'altro. E lui già arrampato. Forse non giocare cultivate in questo mazzo non è così. Non è la genialata che pensavo. Forse non è la genialata che pensavo. No, ci faccio binding su di lui. Cioè lui ha pescato tutto quello che gli serviva per rampare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se c'è un'altra terra a mano, può fare ultimatum il prossimo turno. E noi perdiamo. Cioè, complimenti per la mano. Io vorrei dire, complimenti davvero perché, cioè, ha hittato perfettamente tutte le terre e tutte le carte che gli servivano. E se c'è ultimatum in mano, adesso ha vinto. No, Tibalt. Aspetta, aspetta, non è detto che. Eliminate Shadow Verdict. Stavo già concede, fermi tutti, sta buono, non t'agita. Eliminate Shadow Verdict. Shadow Verdict a noi praticamente ci rimbalza. Va bene. Eureka Moment. Non male. Allora, Cultivator lui non lo può hittare. E non puoi evitare neanche Gargaroth. Io quindi preferisco avere Gargaroth in gioco. Provare a giocarmi Gargaroth piuttosto che. Quanto mana nero? Vabbè, il mana ormai è diventato indifferente. Magari andiamo se non trovo mana blu. Next. Va bene. L'hai usato. E una delle Wincon è andata a chiesa. Che lei vi Shadow Verdict? Giustamente. Witherbloom is just as dark and musty as I remember. Ha levato Binding per, aspetta, vuol dire che ha pescato Ultimatum. Oppure coso. No, ha pescato Epifani.
Continua il tasto del coso 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È interessante, ecco, i timpani. Eureka Moment. Ah, giusto per World 3. Perché per il resto la costruzione del mazzo con Eureka Moment mi piace molto. Mi piace molto questa lista. Ecco, energia l'ultimo atom e abbiamo perso. Incredibile, sto mazzo gira 8 counter, 9 counter, manco uno. Zero proprio. Bella manina di cazzo. On the play, un altro Yori on deck. Leviamo Extinction Event perché contro Yori on deck è inutile. E via. Qua prendiamo il mana blu. E Omen. Il brutto è che anche se sai cosa aspettarti, comunque loro scombano. Differenza nostra. Di Extinction Event che è inutile contro gli Orion. Mana nero, così abbiamo il mana per Mystical Dispute. Turn. Frantic Inventory, pesca una carta a costo 2, non me ne può fregare di meno. Dobbiamo conterare quello che lui ha pescato, non quello che sa per pescare. Wolf Willow Heaven, inutile, muda. E facciamo, cicliamo sto Trium, 1, 2, 3, 4. Dico di sì. Tempo lo va bene. Allora, io direi di fare Temple, così hittiamo un'altra anche il deck. E palude, un'altra terra, 1, 2, 3, 4, terre in mana neri, ah sì, dà. Va bene. Allora, se faccio Wolf Willow non c'ho il mana per il counter, quindi devo stare fermo. Devo stare open. Va bene, perfetto, fai solo questo sto turno, mi piace. Vai. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Non dobbiamo più preoccuparci se lui vuole o meno farci fare counter. Quindi Cultivator. Take the action. Prendiamo il blu perché di verde e di nero già abbiamo una cofana. E via. Lui sta carico in mano, mentre noi abbiamo consumato molto. Quasi tutto praticamente. Gargaroth dentro. Prima che passa faccio scry con Omen. C'è poco da fa. Non possiamo. Non posso rischiare. Devo averci qualche contromisura, anche perché lui mu ci spara sopra. Extinction Event addirittura.
Extinction Event. Ci prendiamo mana verde. Test of Talent va molto bene. E giocare Disruption può andare sotto. Via. Nessun problema. Perfetto. Entarn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. Test of Talent. Addio. Quanti ce ne hai? Uno. Cioè, gioca solo con due di loro nel mazzo. Ma che davvero? Shark Typhoon. Negate. Eugene. Cioè, erano solo due di quelli. Ma tu sei pazzo. Binding of the God, va bene. E se hitto Binding of the God adesso prendo due terre, così pesco di meno, sì. Così pesco. Qua chi ora è preoccupante, però. Cioè è tutto preoccupante qui, ma fortunatamente abbiamo Yorion che risolverà la situazione. Ok. Professor Onyx. Professor Onyx se ne va con Binding of the God. Parte. Via Trion. Yorion. Via. Chiamo professor Onyx. Elspeth Nightmare. So it coming, cazzo, perché voglio fare counter su Kiora. Il mana ce l'ho. Cazzo, non c'ho il mana blu. Fortel. Cazzo, questo è un problema. Che lui mi può fa Kiora. E invece no. 1, 2, 3, 4 mana. Non fa Kiora. Bonus. Dobbiamo ragionare. Ci dobbiamo sempre lasciare il mana libero adesso. Per counter. Teferi potrebbe essere insidioso, però se me fa fare a Yorion, non so se funziona l'abilità. Extinction Event. Bravo. Ok. Triom. Nightmare. Next. Qua lo tappiamo, Entarn. Quindi, allora, se lui gioca Kiora, io aspetto Nightmare, itto Teferi. Se gioca Teferi, counter ovviamente. Counter ovviamente, perché non è che posso stare qua a pettinare le bambole. Quindi mo ittiamo Teferi. Così gli leviamo i pescaggi. E in più ci teniamo un Binding of the God in mano, perfetto, nel caso in cui lui dovesse tirar fuori qualcosa dal cilindro. Vediamo un po' che c'hai. Gargaroth, Gargaroth va benissimo, Gargaroth. Hit perfetto per Binding of the God. O Extinction Event, potrei addirittura estinguerlo, non è male. 54, 56. Va bene.
Abbiamo anche un Earthless Act. Ma io direi che è meglio Binding of the God. Bravo. No, c'è cioè, un Eliminate e una carta inutile. Che spero sia una terra. E ancora non ti sei pagato gli Orion. Oh, porca Madonna. No. Non posso fare questo culo, però. Cioè, tu un po' esculamme così, cioè Eugene a tappo così quando sto scoperto senza un cazzo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere che tu c'hai tutto sto culo. No. Cioè, non la voglio perdere io sta partita. Oh. Quel cazzo di negate a sto punto era meglio fare veramente. Earthless Act, lui faceva negate e io Extinction Event. E vabbè, col senno di poi e Binding su Eugene. Anche perché non c'ha un cazzo in mano lui. Mannaggia, mannaggia tutto, mannaggia. Mannaggia tutto, guarda, siamo come questo pesca 7. A posto. Possiamo anche concedere. Porca puttana lurida. Che culo, a top del cado Eugene, sto rotto. Porca puttana, è incredibile sta gente come scula. Impressionante. Non puoi sbagliare una cosa che ti mettono subito in quel posto. No companion, quindi potrebbe. È un aggro, ma noi non abbiamo terre. Ok, questa già va meglio. Cultivator Omen. Non mi fido. Teniamoci la rimozione. Ma la nero ce l'abbiamo, ma la blu ce l'abbiamo. Vedi, infatti, vedi. Vabbè, qua praticamente dobbiamo setappare Shadow Verdict. Speak Summoning, io. A questo punto allora levo al Seid. Questo sembra un Winota. Questo è un Winota deck. Sì. Questo vuol dire che lui già al prossimo turno potrebbe scombare e uccidermi. Questo è un gigantesco problema perché ancora non c'ho il mana per counter. Vabbè, magari Winota non ce l'ha a mano adesso, dai, oh. È che porco Giuda, devono avere tutti le mani perfette. Ah, meno male, Temple. Ottimo. Abbiamo guadagnato tempo. Savior, va bene. Un altro Zaid, va bene. Pasto attacker. Pasto blocker. Pasto damage. Allora, noi dobbiamo trovare Shadow Verdict. Perché? Che poi sì, Shadow Verdict è meglio di. Ah, e we a water. Va bene così. Mi piace.
Allora, facciamo blu. Sì, così. Tanto comunque posso giocarmi o uno o uno o uno, ma almeno c'ho la scelta su tre, invece che giocarne solo, poterne giocare solo una. Questi sono ancora pochi danni. Inoltre posso, se lui non cala nulla, posso rimuovere qualcosa, che tanto sarà o Alcide o Zedless. Aspirant. Ho counterato Aspirant perché comunque abbiamo Earthless Act in mano. Buono. Via, abbiamo dopo deccato una terra. È stato un piacere. È inutile. Non gli puoi dare protezione né niente. Lascia. Vabbè, lui ci prova. Ciao. Vuoi sacrificare anche il Selfless? A posto. Lo volevo quasi tickare, è inutile, ma vabbè. Venerable Warsinger. Binding of the God. Bonecrusher Giant fa male, sì. E Banishing Light su Binding the Old God. Wow. What a pro player. Maze Mind. Così so 4 life. And turn. Resolve. Minchia, io spero che non c'è un altro gigante in mano. Terra non va bene. Ho capito. Questi sono letali il turno dopo. Ah, se c'ha lo sparo in mano. Se c'ha lo sparo in mano, guarda le bestemmie. Ottimo test of talent. Entarn. Ottimo, perché se lui spara col gigante, io li elimino tutti. Allora, Omen. Via Feeble Passage. Sì, mi prendo Feeble Passage. Maze Mind ci serve per prendere vita adesso. Extinction Event è ottimo, potrebbe darci il sostegno che ci serve contro le creature. Next to combat. Entarn. Perfetto. Ok. Ah, porca puttana! No, errore! Dovevo aspettare che se lo prendesse. Non aveva finito l'effetto. Invece ha triggerato prima il secondo effetto che prima. Sono stato uno scemo. Sono stato un grandissimo scemo, perché adesso io ci potevo avere un 2-2. E lui sta alla ricerca comunque della terra, della carta per spararmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cazzo. Pago gli Orion.
Ottimo. Terra al nero. Gargarotto! Next. Mentorn. La cosa brutta è che se ci spara lo uccide, ci fa qualche cosa. Addio. Dai, non posso hittare LOL. Cioè, non posso hittare lo stomp con col coso. Ma che cagata è? Ma che cagata è? Allora, vediamo se mi conviene pesca carta col Gargarot. Bufa. Tu direi, perché mi... Ah, no. Via, vai sotto. Attacco. E prendo 3 punti vita, perché direi che i life servono. Orion. Ah, apposta concesso. Ha capito che era entrato un controllo. Agrodeck, vabbè. Allora, considerazioni finali, direi che il mazzo di per sé funziona. Gira, il problema è che sono io che faccio troppe cazzate, come al solito. Quindi dico la verità, un paio di partite si potevano vincere. Ho fatto degli errori che si potevano evitare, tra cui quella con Professor Onyx, Eugene e compagni, quel sul Taiko solo 2 emergenti tutti, ma che poi pure lì fa cazzarola. Cioè, non giochi Fate Wish nel mazzo, perché io te lo guardavo tutto il mazzo, non c'è Fate Wish perché giocarne solo due, non c'ha senso, non c'ha senso. La gente fa i mazzi ad cazzo così. Vuole mazzicone. Poi vabbè, ha sculato perché ha toppeteccato i Lucini, però. Prima o poi io mi devo andare a fare benedire a qualcuno. Con l'acqua nuova, con l'acqua santa, con l'acqua maledetta, perché l'acqua santa mi ha rimbalzato da piccolo. Comunque, detto ciò, un mazzo comunque spacca. È un bel mazzo, è divertente. Non è il classico mazzo di controllo. No, è il classico mazzo di controllo. Sto dicendo una cazzata, è il classico mazzo di controllo. Che dire? Non c'è molto poco da dire perché le partite parlano da sole. Se trovi il mazzo agro, ti diverti, riesci anche. Necessiti sempre e comunque del nero per rimuovere. Quindi consiglio a chi vuole giocare con questa lista di tenesse sempre il mana nero. Anche uno perché comunque c'hai sia Extinction Event che Shadow Verdict che tarannano col mana nero, e se il mana nero non ce l'hai, fai vinto il culo. Fai vinto il culo, questo è quanto. Per oggi è tutto. Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana, e da me, signori, alla prossima succhiana.